Il corposo faldone relativo al bilancio di previsione del Comune di Trieste nel triennio 2025-2027 arriverà sul tavolo della Giunta venerdì 22 novembre, in linea con le tempistiche previste per la consegna del documento contabile. Il passaggio successivo sarà l'Aula del Consiglio Comunale nel mese di dicembre, aula dove intanto oggi sarà affrontata l'ultima variazione di bilancio portata dall'assessore Everest Bertoli, che prenderà in carico una serie di aggiustamenti per una manovra complessiva che supera i 12 milioni di euro. Con questo importo sarà possibile apportare nuove risorse per i servizi sociali municipali, per la creazione del terzo piano dell'Urban Center, per i freni a pattino del tram di Opicina, così come per i lavori in Porto Vecchio volti alla creazione del centro dell'impiego. Questa è l'ultima variazione di bilancio che poi legge va portata entro il 30, abbiamo il tempo di portarla entro il 30 di novembre, siamo oggi e lo portiamo, anche perché, e vi anticipo già, siamo in fase stesura del bilancio 25-27, che andrà in giunta venerdì 22, quindi questa settimana. In questo caso stanziamo dei fondi molto importanti, per esesempio nella parte corrente, quasi 2 milioni e 300 mila euro per quanto riguarda i servizi sociali del Comune di Trieste, ma aggiungiamo 1 milione di euro di stanziamenti molto importanti per i teatri cittadini. Per quanto riguarda invece gli interventi in conto capitale, ne cito tre molto importanti: 1 milione e 200 mila euro per i freni per i nuovi freni delle vetture del tram, questo da poter permettere mettere l'avvio del servizio entro fine anno, servizio ridotto e poi a regime già dall'anno prossimo, così come 1 milione e 200 mila euro, in questo caso si tratta anche di un cofinanziamento con la regione della regione Friuli Venezia Giulia, che ne mette un altro 1 milione e 200 mila euro per lo sviluppo del terzo piano dell'Urban Center, che è già un fiore all'occhiello della nostra amministrazione, così come 1 milione e mezzo di euro in più per la definizione e l'avvio dei lavori del magazzino 117 in Porto Vecchio, ovvero quello che diventerà il centro per l'impiego di questa città.